influenzato fino a ieri, però non credo che i virus abbiano nessun rapporto col cervello, però in questo caso probabilmente sì, perché un errore di orario. Mi fa però molto piacere essere qua. Quando ti capita di essere coordinatore di una tesi, poi questa tesi che tu hai apprezzato diventa un libro e stai a presentarla, ed è un bel libro, sei particolarmente contento. I presentatori presiedono un incontro, non hanno un ruolo di presentatore, ne voglio togliere tempo a coloro che con competenza presenteranno il libro. Volevo solo proporre una riflessione di partenza che viene dalle mie competenze di studioso di storia dei movimenti per la pace, perché questo è un libro che ha un interesse nella storia della scienza italiana, del rapporto tra fisica e storia nucleare, però ha anche una sua importanza in un campo di ricerca come quello degli studi sui movimenti pacifisti italiani, che è un campo molto, molto giovane e molto poco fornito. Ha una sua importanza perché ci sottolinea, secondo me, la novità dei movimenti per la pace del post-1945. E ci sottolinea che questa importanza dei movimenti della pace è legata proprio anche, non solo naturalmente, ma anche a questo forte imprinting che gli viene da parte di una scienza responsabile che si sente chiamata a un rapporto con l'etica e con la politica particolarmente forte. Perché in fondo, se ci pensiamo un momento e ci ricordiamo quello che erano i movimenti per la pace prima della guerra, l'internazionale dei resistenti contro la guerra, la Fellowship of Reconciliation, la Peace Pledge Union, cose di questo genere, tutti i movimenti che chiedevano un impegno di pacifismo assoluto, mai farò guerra, mai parteciperò a un esercito, mai mi iscriverò. E invece la storia del dopoguerra è diversa, è una storia di impegni per la pace più elastici, più selettivi, una guerra, un'arma, ma molto più efficace in fondo. E a questa storia, in questa storia il ruolo degli scienziati è stato decisivo, nella nascita del movimento antinucleare, è stato decisivo nel momento in cui il movimento poi è diventato un fenomeno di massa con la della proliferazione dei missili e dei test, ed è stato decisivo, e questo libro poi lo conferma, nell'ultima fase, cioè nella fase di fine della guerra fredda, quando la cultura appunto di Budwash è stata una cultura decisiva per far fare una serie di passi avanti alle trattative. E poi, permettetemi di dire, qua finisco perché ho già parlato troppo, che è anche qualcosa che fa riflettere sul nostro paese in un momento poi così difficile per tutti, nel senso che in fondo in questa storia l'Italia c'è e c'è in posizioni di rilievo tutt'altro che secondarie, e oggi forse siamo grati anche a chi ci fa ricordare che nella storia del paese ci sono anche delle pagine belle importanti da ricordare. Detto questo, non rubo assolutamente altro tempo a quelli che dovranno poi parlare con più competenza degli aspetti poi rilevanti del libro. Conoscete credo tutti chi interverrà, per chi non li conoscesse dirò solamente che abbiamo con il professor Nuti, uno degli esperti di storia di politica nucleare italiana, dei maggiori esperti di storia politica nucleare italiana, e con Gianni Battimelli abbiamo uno degli esperti del rapporto tra storia della fisica italiana e nucleare altrettanto importante, e poi abbiamo Andrea Rana che ha lavorato con il professor Amaldi, figlio di Edoardo, del quale ci occupiamo oggi. Quindi credo che avremo sicuramente dei punti di vista, dei contributi importanti sugli elementi interessanti di questo volume.
Avete qualche preferenza di ordine? Seguiamo quella, questo ordine previsto. Allora, la parola al prossimo. Grazie, anch'io ovviamente parto dalla considerazione che, essendo stato il relatore della tesi da cui poi il libro è nato, non posso che essere particolarmente soddisfatto e felice di presentarlo e di, prima di tutto, che il libro abbia visto la luce, poi di essere qui a parlarne con voi. Il mio compito è quello di descrivere, suppongo che lo abbiate letto tutti, ma se non l'aveste fatto, di riassumervi il senso di questo libro e soprattutto di sottolinearne quelli che mi sembrano esserne i pregi. E il pregio principale, secondo me, è la capacità che Lodovica ha avuto di inserire l'analisi della biografia di Edoardo Amaldi in un contesto più ampio, facendo di questa biografia una sorta di prisma attraverso cui leggere alcuni dei grandi momenti, dei grandi temi della storia del Novecento. E il merito del libro è soprattutto in questa capacità di raccordare il personale con un contesto molto più ampio e di cogliere tutti quei nessi che consentono di collegare le vicende umane dell'individuo alla grande storia. E qui si parla di grande storia. Vorrei mettere a fuoco in particolare due momenti che mi sembrano... Forse c'è bisogno del microfono? Sì, è per il video. Ah, ok, perché c'è un eco piuttosto forte, nonostante lo tenga più lontano possibile. Ok, adesso però non funziona. Provo? Ok, allora, il primo punto su cui vorrei soffermarmi è quello affrontato nella prima parte del libro, che analizza la nascita, diciamo, del gruppo di Via Panisperna e la inserisce nella storia della fisica italiana, nella storia della fisica mondiale e nel percorso che poi collega le origini della Seconda Guerra Mondiale, lo sviluppo della Seconda Guerra Mondiale e la creazione della bomba atomica. Il pregio qui, i pregi sono tanti, innanzitutto quelli di aver messo bene in evidenza la inscindibilità della nascita della bomba atomica con la storia della Seconda Guerra Mondiale. Sono due elementi talmente collegati che non ci dovrebbe essere bisogno di ricordarlo sistematicamente, ma spesso si tendono a analizzarli come due fenomeni separati. Si studia la Seconda Guerra Mondiale, dall'altro lato si studia la produzione della bomba atomica e poi alla fine, in qualche maniera, le due narrazioni si incontrano con l'utilizzo della bomba contro le città giapponesi. In realtà tutto il processo che porta alla costruzione della bomba non è comprensibile, direi forse persino una parte della storia della fisica degli anni 30, ma su questo poi sono sicuro che parlerà anche Gianni, non è comprensibile se non si colloca sullo sfondo della terribile tensione internazionale di quegli anni. Basti pensare al ruolo svolto dagli scienziati di origine ebraica profughi dall'Europa centrale nello stimolo per la costruzione della bomba, per prevenire e battere sul tempo la creazione di una bomba tedesca. Sia in Gran Bretagna sia negli Stati Uniti c'è questa pressione costante ad agire, a fare in fretta, e questa storia riappare nel libro e poi strettamente intrecciata con le vicende personali di tutto il gruppo dei protagonisti di Via Panisperna. Qui si vede benissimo nel libro anche
se vogliamo, quasi la dimensione non solo delle vite individuali, delle scelte individuali, perché questa grande storia poi pesa sulle vite di ciascuno dei componenti di quel gruppo, su Fermi, su Segre, su Amaldi, su Pontecorvo, su Frasetti, ma c'è anche la dimensione di casualità. A me una frase di Amaldi, che Lodovica riporta più volte, che ha sempre colpito, è quella in cui lui, con molta onestà intellettuale, dice: non lo so che cosa avrei fatto se mi fossi trovato negli Stati Uniti, e mi è stata risparmiata la scelta se lavorare o no alla bomba atomica, perché ero da un'altra parte del mondo. Ma in fin dei conti, come Lodovica racconta nel libro, Amaldi nell'estate del 1939 si trova negli Stati Uniti anche per vedere se anche lui potrebbe espatriare, come hanno fatto Fermi, Segre, Pontecorvo. Questo tentativo, forse prematuro, non dà esiti, lui preferisce rientrare piuttosto che esplorare altre strade, e quindi oggettivamente questo crea le condizioni perché lui poi non sia coinvolto nel grande progetto della bomba. Però è interessante notare come ci sia proprio una dimensione di assoluta casualità in questo. E lui stesso lo sottolinea apertamente: se mi fossi trovato dalla parte delle democrazie e mi fosse stato chiesto di partecipare alla bomba, alla fine forse l'avrei fatto anche io. Che è una affermazione sicuramente sofferta alla luce del pacifismo che poi Amaldi professa negli anni successivi, ma che io trovo anche estremamente onesta da un punto di vista intellettuale, che mi conforta molto di più del moralismo rigoroso di Franco Rasetti, che invece dopo la fine della guerra dice: no, io con questa gente non ci voglio più avere niente a che fare, guarda qui come si sono ridotti. Come si sono ridotti in quelle condizioni, con quella pressione psicologica, forse quella era una scelta che anche chi poi ha avuto la possibilità di professare apertamente una fede decisamente molto più pacifista invece avrebbe fatto. Questa prima parte del libro, secondo me, è straordinariamente interessante, è riuscita proprio per questo continuo dialogo tra i grandi interrogativi della storia di quegli anni così drammatici e le scelte individuali degli uomini, dei vari protagonisti e di Amaldi in particolare. E poi c'è la parte sul Pugwash, che è forse l'aspetto centrale, ma non vorrei che, sottolineando soprattutto questa dimensione post bellica, si sottovalutasse la prima parte del libro, che io ho trovato altrettanto interessante. E anche qui c'è l'inserimento della biografia del singolo, dell'individuo, in un contesto molto più ampio e anche qui particolarmente drammatico. Siamo negli anni 50, in cui la guerra fredda raggiunge il suo apice, in cui la sfida tra le superpotenze si cristallizza nel momento in cui entrambe hanno la capacità di dotarsi di armi termonucleari e quindi di distruggersi a vicenda, infliggendosi danni incalcolabili. Nasce l'equilibrio del terrore, quello che poi cristallizza e paralizza la guerra fredda per decenni. E di fronte a queste prospettive di olocausto nucleare c'è questa chiamata alle armi, in un certo senso, se mi permettete il paradosso, da parte di alcune grandi figure come Bertrand Russell e Albert Einstein, che lanciano questo manifesto nel 1955, da cui poi prende origine le attività del gruppo degli scienziati che danno vita al movimento del Pugwash. E qui Lodovica mette in risalto, come fin dall'inizio, Amaldi, dialoghi con Bertrand Russell, venga invitato a partecipare ma non possa in un primo momento aderire personalmente alle iniziative, ma poi
finisca per sviluppare un ruolo centrale all'interno delle attività del movimento, prima come membro del Continuing Committee, cioè di quelli che, quel comitato che assicura le attività sistematiche di questo gruppo di scienziati, e traduca a livello italiano tutte le istanze che questo movimento promuove, cercando di facilitare il dialogo tra scienziati dei blocchi contrapposti. In questa scelta sono un po' imbarazzato a raccontare che cosa sia il Pavlovich di fronte a Francesco Calogero, che ne è stato il presidente, e quindi mi sembra di spiegare cose che lui sa molto meglio di me, e quindi temo di essere ripreso da un momento all'altro. Ma il libro sottolinea bene sia l'anelito che sta dietro la nascita di questo progetto, sia i risultati che il progetto consegue, sia il ruolo che i fisici italiani e Amaldi in particolare hanno avuto nel tradurne le ambizioni in scelte politiche concrete a livello locale. Ci sono due momenti in particolare a cui il libro dà molto risalto nelle tante attività che gli scienziati italiani portano avanti per facilitare la diffusione di questa logica di dialogo e di crescita di una cultura del disarmo e del controllo degli armamenti. Il trattato di non proliferazione nucleare e la questione degli euromissili. Li ricordo molto molto rapidamente. Il primo è uno scontro durissimo dal punto di vista della storia politica italiana, in cui secondo me il trattato svolge un ruolo importante nel rendere, meglio, nel mettere fuori gioco una serie di ipotesi politiche che invece fino a quel momento anche sotto traccia sono considerate come plausibili. E il ruolo degli scienziati in questa faccenda è particolarmente importante, perché loro insistono perché il governo prima firmi e poi ratifichi il trattato di non proliferazione nucleare, mentre una serie di resistenze molto forti provengono dagli ambienti della diplomazia, da alcuni gruppi politici, il trattato ha una funzione alla fine normativa. Perché mentre fino alla fine degli anni 60, ai primi anni 70, per molti paesi è possibile immaginare opzioni nucleari nazionali come legittime, anche se poco probabili o se molto remote, restano comunque delle scelte che sono in qualche maniera percorribili. Quando quel trattato è firmato e quando è ratificato, si crea una sorta di effetto sull'opinione pubblica, sulle classi dirigenti, che rendono quelle scelte molto meno facili da mettere in pratica. Direi c'è quasi un effetto di messa fuori legge, non solo e non soltanto da un punto di vista giuridico, perché si è firmato un trattato, ma da un punto di vista della mentalità. Una scelta nucleare nazionale o europea che bene o male è qualcosa ritenuta politicamente praticabile e accettabile fino alla fine degli anni 60, dopo la firma del trattato, soprattutto dopo la ratifica, non lo è più. E in questo il ruolo degli scienziati e di Amaldi, che sulla firma del trattato si impegna particolarmente, è un ruolo centrale, e il libro lo mette molto bene in evidenza. Ultimo punto sul quale vorrei soffermare: la questione degli euromissili, perché anche qui in un dibattito politico molto violento, soprattutto nei primi anni 80, gli scienziati svolgono un ruolo importante nel sottolineare i rischi di questa nuova fase della guerra fredda, nel contribuire a dare una sorta di legittimità scientifica alle ansie e ai timori che si impadroniscono dell'opinione pubblica.
In questo secondo caso, il dibattito storiografico sull'efficacia delle scelte degli scienziati è aperto, diciamo, no? Perché ovviamente non si può negare che il trattato di proliferazione nucleare abbia avuto gli effetti che ha cercato di descrivere. Discutere sul ruolo degli scienziati a proposito della scelta di schierare gli aeromissili apre una serie di interrogativi, perché nel momento in cui gli aeromissili vengono schierati è ovvio che si potrebbe facilmente arrivare alla conclusione che il lavorio fatto dagli scienziati non è servito a niente. Però altri studiosi, come il nostro comune amico Matteo Evangelista, sono arrivati alla conclusione che comunque quel lavoro compiuto dai movimenti pacifisti e soprattutto dagli scienziati che hanno cercato di favorire il dialogo con il blocco, con le loro controparti dell'Europa orientale, hanno comunque creato le premesse per quella che poi sarà la fine pacifica del confronto tra i blocchi, creando un sostrato culturale che ha permesso quell'evoluzione del sistema internazionale. E tutte queste idee e tutte queste grandi tematiche nel libro vengono affrontate con grande chiarezza e con un continuo rimando tra la dimensione della grande storia e quella delle scelte individuali. E quindi non posso che ribadire il giudizio positivo che avevo già espresso all'inizio. Se posso fare un riprovero all'autrice, ma non è, è un benevolo stimolo a fare di più, mi sarebbe piaciuto vederci ancora più amanti in questo libro, cioè mettere ancora più in risalto, ma questo è un, come dire, un discorso che va avanti dai tempi della tesi di laurea, credo, mettere ancora più in risalto il ruolo personale di questa figura così importante, valorizzandone ulteriormente l'archivio e il contributo. Ma questo, più che una critica al libro, è uno stimolo e un invito alle ricerche future. Grazie. Dunque, a questo punto io mi... grazie all'aiuto di professor Gianni Battimelli abbiamo trovato, insomma, lui ha trovato e mi ha proposto tutta una serie di foto nel suo straordinario archivio di foto, e quindi la presentazione che andrò a fare è, c'è tutto l'amalgama che nel libro, anche quello che nel libro c'è un po' meno, e quindi insomma abbiamo cercato di mettere su delle foto che ripercorrano un po' le tappe principali e ci permettono di parlare di alcuni insomma, aspetti particolari del suo impegno e della sua vita. Dunque, vabbè, qui abbiamo Amaldi da studente agli anni 20 a Roma, e proprio quando appunto per quell'appello di Corbino, che era un influente professore di fisica e politico italiano, ad alcuni giovani valorosi che si erano già iscritti alla facoltà di ingegneria di passare alla facoltà di fisica, quando Corbino crea una cattedra ad hoc di fisica per Enrico Fermi, chiamandolo a Roma, e si crea questo gruppo che poi appunto diventerà famoso come i ragazzi di Panspermia e prima ancora i ragazzi di Corbino, intorno alla figura di Enrico Fermi, e c'erano questi studenti molto brillanti, molto giovani, e uno di questi appunto è Amaldi, che si laurea nel 29 a soli 21 anni. Subito dopo la laurea Amaldi, ma come era uso assolutamente fare tra tanti altri studenti dopo la laurea, era non solo appunto formarsi nel proprio paese, ma naturalmente cercare sempre di più di continuare a formarsi tramite questi contatti internazionali e delle borse di studio post laurea, e quindi tutti i ragazzi di Panspermia vengono sparpagliati, diciamo, nei principali centri di ricerca europei e internazionali, e uno dei viaggi di Amaldi è in Germania all'inizio degli anni 30, e proprio qui in questo periodo, diciamo, comincia a formarsi la concezione che prima era un caposaldo
in Edoardo Maddi dell'importanza di una scienza che sia veramente internazionale, perché come poi vedremo dopo, non, una scienza solamente ristretta nei confini nazionali non aveva alcun senso, e questa dimensione transnazionale della scienza lo accompagna sempre. Questa è la famosa foto dei ragazzi di Evani Sperna, famosissima, in cui abbiamo appunto tutti, diciamo, i più importanti, quindi Segre, Amaldi, Franco Rasetti ed Enrico Fermi. Franco Rasetti era l'altro professore insieme a Enrico Fermi, anche se la differenza di età era veramente minima tra i professori e gli studenti, e i loro ex studenti. E Oscar D'Agostino, che era un chimico che però gli aiutava in tutti i principali lavori sperimentali, e mancano Pontecorvo, che è quello che ha fatto questa foto, quindi era dall'altra parte della macchina fotografica, e Majorana, che comunque era spesso molto vicino al gruppo di Evani Sperna. Intorno alla metà degli anni 30 abbiamo proprio, diciamo, l'apice del successo di questo gruppo di ragazzi, in cui il centro di fisica di Roma era uno dei più importanti, proprio delle capitali mondiali della fisica di quel periodo, e cosa che viene riconosciuta a livello nazionale e internazionale, e gli viene assegnato un brevetto a tutto il gruppo nell'ottobre del 34, sulla scoperta, una scoperta all'interno delle ricerche sulla radioattività artificiale. E che poi, insomma, è una delle ricerche più importanti, insomma, dei, diciamo, spartiacque più importanti a livello della fisica nucleare internazionale di quel periodo. Era un gruppo molto particolare, perché oltre a condividere il lavoro di ricerca e il loro tempo a fare esperimenti e nell'università, condividevano anche il tempo libero, e qui abbiamo soprattutto la montagna. E poi magari Gianni ci spiegherà, i fisici sono così appassionati di montagna, o domani, non spiegherà. E qui abbiamo appunto l'estate del 38. Tutto però sta per prendere una piega decisamente diversa, e questa breve fase in cui i ragazzi di Evani Sperna fanno straordinarie ricerche, hanno un successo internazionale, subisce una cesura molto brusca, proprio prima e a cavallo, insomma, con gli anni della Seconda Guerra Mondiale, periodo che viene definito da Maddi come uno sfascio che non si può descrivere, perché si passa dal periodo che lui invece definisce come il più felice della sua vita, in cui appunto queste ragazze nemmeno trentenni erano, insomma, veramente all'apice della fisica internazionale, a quando nel 38 si irrigidisce la dittatura fascista in Italia, e quindi abbiamo le leggi razziali, e il mondo della fisica, come il mondo della cultura in generale, e tutte le sfere, diciamo, della cittadinanza vengono colpite dalle leggi razziali, e in prima persona molti dei ragazzi di Evani Sperna e delle persone che gli stavano intorno sono costretti ad emigrare, e appunto l'allontanamento di Enrico Fermi proprio dall'Italia nel dicembre del 38, quando vince il premio Nobel, e coglie l'occasione, andando a ritirare il premio Nobel, di non ritornare più in Italia, e solamente pochissime persone erano a conoscenza di questa sua decisione, in quanto lui aveva sposato una donna ebrea, quindi avrebbe cominciato sicuramente ad avere dei seri problemi. Il gruppo si sgretola proprio nell'arco di un paio d'anni, con le varie migrazioni di questi personaggi, e poi appunto comincia la Seconda Guerra Mondiale. E il viaggio a cui faceva riferimento il professor Nuti nella sua introduzione è proprio questo viaggio di Amaldi negli Stati Uniti. A luglio del 39 lui partì per gli Stati Uniti insieme, tra l'altro, a Franco Rasetti, che invece aveva deciso di emigrare definitivamente, perché per la sua... Non era costretto, diciamo, ad emigrare, ma reputa impossibile continuare a vivere in una dittatura così incivile come quella italiana. E Amaldi parte per un viaggio esplorativo per sua stessa missione, per due motivi. Il motivo scientifico era studiare i ciclotroni, che erano delle macchine acceleratrici di particelle, per cui gli Stati Uniti erano molto all'avanguardia. E il suo progetto era cercare di studiarli per farne acquisire, insomma, portare avanti l'Italia su questo progetto in vista dell'esposizione universale romana del 42, esposizione che però non fu mai realizzata proprio a causa dello scoppio del conflitto.
e l'altro era sondare, diciamo, non avete mai proprio che avesse cercato di emigrare, ma sondare le possibilità di una possibile emigrazione, non solo per motivi, diciamo, politici, ma anche perché proprio per tutta questa emigrazione, fughe di cervelli, diciamo, l'Italia era diventato un luogo dove fare ricerca era molto meno stimolante rispetto agli anni precedenti, quindi... E questa fase, diciamo, lui stesso lo definisce un sogno ridicolmente ingenuo, che era entrambi, sia pensare all'euro del 42, che poi non ci fu, e sia un'eventuale migrazione, proprio perché Amadi pensava che l'inizio della guerra non sarebbe stato così immediato, cioè le tensioni internazionali ovviamente erano sotto gli occhi di tutti, ma non reputava così vicino l'inizio proprio di un conflitto mondiale. E qui appunto lo vediamo insieme a Ugo Fano negli Stati Uniti. E questa è una delle pochissime citazioni che ho messo in questa presentazione, era proprio, uno potrebbe immaginare, oddio, nel luglio del 39 trovarsi, lui si trova negli Stati Uniti proprio il primo settembre del 39, quando scoppia la guerra, e decide di tornare immediatamente in Italia il più presto possibile, e quindi questa citazione appunto appunto sulle pendici di questo vulcano che dava così chiari segni di crescente attività delle situazioni internazionali, noi eravamo nati e cresciuti e avevamo sempre pensato che quello che facevamo fosse molto più durevole della fase politica che il paese stava attraversando. Era ovvio che si stava attraversando una fase politica drammatica, ma che questa fase invece li avrebbe, diciamo, travolti con tale violenza, non l'avevano pensato, anche se il disastro era ormai evidente. Durante la guerra è una cesura, diciamo, sia veramente geografica per i ragazzi di Japan Eastern, in quanto appunto molti sono emigrati. Amadi stesso viene richiamato dall'esercito per prestare servizio militare in Nord Africa, e questo fa capire anche che rispetto ad altri stati nazionali che invece badavano a tenersi i propri scienziati molto stretti per poterli utilizzare in ricerche anche a scopi pratici per possibile utilizzo delle loro ricerche per armamenti e quindi a scopo proprio bellico, il regime fascista in realtà non fece questo con i suoi scienziati, lo dimostra Amaldi e altri importantissimi scienziati che si ritrovano a dover partire a prestare servizio militare durante la guerra invece di essere, per fortuna, diciamo, impiegati in altro tipo di lavoro. Quando però Amaldi torna dalla guerra, diciamo, la decisione condivisa dal suo gruppo del gruppo di persone che gli era rimasto vicino è di, anche se nessuno gli aveva già chiesto di partecipare a qualsiasi tipo di progetto pratico bellico, di interrompere comunque volontariamente qualsiasi tipo di ricerca ed esperimenti nucleari che avrebbero potuto essere sfruttati per queste motivazioni. La paura più grande era soprattutto quella di venire contattati dai colleghi tedeschi che stavano invece lavorando a un progetto, anche se poi dopo non arriva a costruire un armamento atomico, ma stavano lavorando su un progetto nucleare sotto il controllo del governo tedesco, al quale ovviamente Amaldi e i suoi collaboratori erano ostili. E Amaldi si ritrova in guerra, anche si ritrova a Roma durante tutta tranne questa piccola parentesi, nell'esercito durante la seconda guerra mondiale, e si trova a Roma, esattamente proprio qua vicino alla città universitaria, proprio nel 43, quando c'è il grande bombardamento di San Lorenzo, e quindi, diciamo, vive la guerra a Roma in prima persona. Finita la guerra, lui si trova ad affrontare invece quello che chiama il dilemma più difficile della sua vita, nel senso che una volta appunto finito il conflitto, e con tutto l'approfondimento che poi si potrà fare magari nello spazio dopo, perché si apre tutta la questione ovviamente della costruzione della bomba da parte di alcuni dei suoi ex colleghi, tra cui Enrico Fermi, si riapre per un'altra volta, diciamo, l'opzione di emigrare all'estero, perché la situazione nell'Italia del dopoguerra era particolarmente drammatica da un punto di vista diciamo personale e anche scientifico, come carenza di fondi, di personale. E Amadi qui, diciamo, si dimostra un personaggio profondamente collegato al contesto internazionale, ma anche profondamente italiano, e decide di rimanere in Italia, nonostante sarebbe stato possibile probabilmente trovare lavoro negli Stati Uniti, proprio perché l'Italia, in quel momento, di tutti i più grandi scienziati italiani più o meno se ne erano dovuti andare, quindi lui dice, restando in Italia avrei potuto contribuire alla conservazione di una forma di cultura e sarei stato molto più utile da un punto di vista generale nel confronto delle nuove generazioni rispetto ad andare a essere uno dei grandi fisici emigrati negli Stati Uniti.
e quindi effettivamente fa un viaggio, insomma, di lavoro, e continuerà molto spesso a viaggiare per lavoro, ma decide di radicarsi stabilmente in Italia, rimanendo nel suo paese. Nel dopoguerra si apre una grande fase che appunto sono gli anni sia della ricostruzione dal punto di vista scientifico, quindi Amalti poco più che trentenne si trova a diventare l'unico superstite del gruppo di Japanese Perna e dover riorganizzare i lavori di ricerca e tutte le varie attività, quindi dice, riunire i superstiti che erano rimasti nei vari centri di ricerca italiani per cercare di fare lavorare insieme e riattivare tutti i vari contatti, e dall'altra parte gli anni delle responsabilità, perché appunto, come accennava il professor Nuti, la cosa della guerra diciamo investe e tocca profondamente tutti, ognuno in un modo diverso, ma anche Amaldi, che non era andato negli Stati Uniti a contribuire alla costruzione della bomba atomica, si sente investito di una responsabilità collettiva come comunità dei fisici. La responsabilità derivava essenzialmente dal fatto che i fisici avevano aperto questa possibilità, e quindi di sfruttare l'energia nucleare per scopi bellici, e poi una responsabilità di cui Amaldi parla molto bene è la responsabilità del fatto che i fisici erano i più preparati adesso a capire certe problematiche del mondo dal momento che si era entrati nell'era nucleare. E proprio anche capendo, alcuni parlavano di forse il bombardamento nucleare sul Giappone è stato una specie di bluff e non è stata veramente utilizzata l'energia nucleare, allora Amaldi si sente investito, diciamo, di una responsabilità di impegnarsi, mettere le proprie conoscenze oltre a servizio, diciamo, della sua attività di professore di fisica, cosa che fece per tutta la vita, ma anche della cittadinanza, per spiegare cose che alcuni di loro potevano capire meglio che dei cittadini comuni. L'impegno nella scienza porta appunto a impegnarsi nel contesto europeo e quindi in tutta una serie di attività, iniziative internazionali, per esempio la nascita del CERN di Ginevra, e Amaldi è proprio tra i primissimi, tra le persone più importanti coinvolte all'inizio, e qui lo vediamo in una foto con Pierre Auger, il celebre fisico francese, e Amaldi diventa segretario generale, il primo segretario generale della struttura, quando era ancora una struttura provvisoria, e la sfida era proprio cercare di, quanto credeva nell'Europa del dopoguerra, invece, cioè cercare di invertire il trend delle migrazioni all'estero verso gli Stati Uniti, delle migrazioni di italiani ed europei verso gli Stati Uniti, ma anzi attirarli in Europa per costruire un centro di ricerca di altissima qualità. Sfida riuscita sicuramente, perché appunto nel 54 nasce il CERN. Fa parte di importantissime delegazioni che si muovono in tutto il mondo, negli Stati Uniti, soprattutto per quanto riguarda l'utilizzo dell'energia nucleare a scopo civile e industriale. E poi arriviamo al manifesto Rassen-Einstein, cioè alle radici del suo impegno per il disarmo. Il manifesto di cui ha parlato già il professor Nuti era appunto un documento che metteva insieme, firmato da 11 importantissimi scienziati, reso pubblico in questa conferenza stampa di Londra. Qui abbiamo la foto con Russell che parla ai giornalisti, nel 55, in cui si ha una presa di posizione netta di tutta una serie di scienziati, non solo contro le armi nucleari e contro la guerra, ma proprio il presupposto è: poiché esistono armi nucleari, bisogna essere pacifici, cioè il pacifismo deriva proprio dall'esistenza di armi nucleari, perché ogni guerra sarebbe stata drasticamente diversa dalle precedenti. E quindi c'è questo, una delle prime frasi, proprio imparare a pensare in un modo nuovo, cioè tutti i paradigmi della sicurezza internazionale vanno rivisti e ripensati proprio alla luce dell'esistenza delle armi nucleari. Amaldi è l'unico italiano che viene cercato dagli organizzatori, dei firmatari del manifesto Rassen-Einstein, per partecipare a un incontro che si proponeva di essere una grande riunione di scienziati per parlare di problemi relativi al disarmo, alla sicurezza internazionale, e poi diventa, dato il successo di questo incontro, l'atto fondativo del movimento Pugwash. Amaldi non può partecipare, ma per impegni precedenti rispose a Russell che voleva solamente rimanere in contatto con loro e che gli facessero sapere come proseguiva la cosa, e qui abbiamo la foto del primo meeting nel 57, e invece sopra ho messo
l'immagine dell'orologio dell'Apocalisse che dal 47 compare sulla copertina della più importante rivista internazionale di scienziati impegnati in cose in temi anche non scientifici, ma appunto come il problema del disarmo, che segna dal 47 proprio graficamente i minuti che mancano alla mezzanotte. Più vicino è l'orologio alla mezzanotte, più il mondo è vicino a una... si avvicina alla fine del mondo grazie per una catastrofe nucleare, una guerra atomica, eccetera. E quasi ogni anno i movimenti delle lancette vengono riaggiornati, proprio in base, è diventato ed è ancora adesso il diciamo barometro delle tensioni internazionali. Naturalmente poi il parametro non è stato solo problemi legati alle armi nucleari, ma anche catastrofe ambientali piuttosto che altri, insomma, guerre di altro tipo. Andando avanti vediamo come Amaldi anche negli anni 60 e 70 continua a essere impegnato sia dal punto di vista scientifico in iniziative di ricerca e di collaborazione scientifica europea, ma non solo europea, perché nella foto seguente lo vediamo per esempio nell'Unione Sovietica nel 69 Pontecorvo e con Verzi, un altro scienziato italiano, uno scienziato russo. E quindi questa cosa che potrebbe sembrare veramente, cioè, è molto, insomma, da notare come la cooperazione scientifica dovesse essere per Amaldi e per altri vicino a lui realmente internazionale, nonostante le divisioni della cortina di ferro della guerra fredda che si imponevano al mondo, e non era così facile, diciamo, fare congressi internazionali che fossero realmente internazionali, ma più spesso si facevano magari in un contesto dell'Europa occidentale, piuttosto che invece. Appunto sotto c'è una frase che lui dice, che scrisse proprio in quel periodo, di cui appunto e anche dopo, come fosse convinto che non esistesse una scienza nazionale, ma alla scienza si dovesse contribuire tutti insieme, e quindi l'importanza di viaggiare e continuare a essere in contatto, a prescindere dalle divisioni politiche. E, un'altra parte del suo impegno, oltre all'impegno appunto scientifico, fu l'impegno nella formazione e nella sensibilizzazione, quindi sia sensibilizzazione dell'opinione pubblica tramite interviste, alcune insomma sono molto note, per sensibilizzare proprio l'opinione pubblica riguardo a questi temi, ma anche la formazione delle giovani generazioni, proprio perché la preoccupazione di Amaldi e delle persone che gli erano intorno erano anche che l'opinione pubblica non fosse in grado di appunto prendere posizioni su temi quali il trattato di non proliferazione nucleare. Alcuni temi si impongono all'attenzione dell'opinione pubblica durante la guerra fredda, ma senza che i cittadini, erano temi anche molto complicati, senza che i cittadini riuscissero veramente a capire, e il pericolo secondo Amaldi era che le persone potessero essere poco informate o colpevolmente poco male informate, e quindi non poter prendere una posizione. In questo impegno nella formazione, il gruppo Pagos italiano, che nacque nel 1965, già dall'anno seguente fu attivo con la fondazione, proprio ad opera di Amaldi, di Carlo Scherf e di altri, della scuola di Isodarco, che è attiva ancora adesso con dei corsi annuali. Questa è la foto della penultima edizione. E quindi insomma ancora attiva ancora adesso, e fanno proprio una scuola molto, un corso intensivo sui problemi del disarmo e i conflitti. Per quanto riguarda il movimento Pagos, Amaldi partecipa con molta convinzione, e un decennio che lo vede molto appunto partecipa soprattutto tra il 1962 e il 1972, quando poi per una grave malattia di sua moglie è costretto a ridurre molto gli impegni all'estero, quindi viaggiava molto meno, ma come accennava il professor Muti, tra il 62 e il 72 era proprio nel board del Continuum Committee delle persone più influenti del movimento, e un ristrettissimo gruppo che insomma veniva molto ascoltato, oltre che si occupava della gestione delle tappe e dei dibattiti all'interno di questo movimento. E qui lo vediamo in una foto degli anni 70. E questo impegno per il disarmo e anche per i diritti umani, in realtà era però questo ci sarebbe da scrivere un libro a parte, diciamo, io ho tenuto un po' il filo del disarmo del nucleare,
L'impegno non era solamente appunto nel Pagosh, in Isodarco, in attività diciamo propriamente internazionali, ma anche a livello nazionale, perché proprio all'inizio degli anni Ottanta, in seguito alla crisi degli euromissili, si ha la necessità di far nascere proprio un'associazione, un'istituzione in Italia, e nasce quindi l'USPID. E qui lo vediamo nella riunione dell'USPID, che è proprio l'Unione Scienziati per il Disarmo. Ci sono moltissime associazioni in tutto il mondo su base nazionale, quindi queste associazioni collaborano tra di loro, negli Stati Uniti, nell'Unione Sovietica, e cominciano a nascere anche prima dell'USPID in realtà. E Amaldi qui, insomma, fu impegnato fino alla fine in questo tipo di attività. E qui, andando proprio verso la fine, questa era una foto scattata sull'aereo durante questo viaggio a Mosca, quando si ha il cambio di governo a Mosca e c'è l'arrivo di Gorbaciov al Cremlino. Gorbaciov manifesta da subito una sensibilità più, insomma, che era solamente carente nei predecessori su queste tematiche, e comincia ad organizzare persino dei forum in cui Gorbaciov stesso voleva consultare gli importanti scienziati, non solo, e la novità era non solo scienziati sovietici, ma anche scienziati internazionali, anche scienziati occidentali, proprio per parlare di problemi quali la sicurezza, le trattative sul disarmo, eccetera. E questo era un forum anche culturale, perché infatti qua lo vediamo nella delegazione italiana con Mastroianni, e Amaldi fa parte in quel periodo di questa ristretta delegazione italiana che partecipa. E l'impressione di questo più volte il professor Ugo Amaldi, il figlio di Edoardo, me l'ha sottolineato come negli ultimi anni della sua vita, perché poi Amaldi morì nel 1989, egli era molto colpito per questo nuovo corso della politica sovietica e dalla figura di Gorbaciov. E ebbe modo di incontrarlo alcune volte, non solo in occasione di questo viaggio, ma anche proprio poche settimane prima di morire, quando Gorbaciov fece un viaggio, una visita in Italia, e Amaldi partecipò anche lì a una delegazione che lo poteva incontrare, e proprio come speranza e l'attenzione a questo dialogo che loro sempre avevano professato. E qui vediamo la foto finale in cui che, diciamo, il Pagosh, che attiva ancora adesso, nel 95 vinse il premio Nobel per la pace, che in realtà fu assegnato per metà, diciamo, al movimento Pagosh nel suo insieme, e per metà a Joseph Rotblat, che era l'unico dei firmatari del manifesto Rassen-Einstein ancora vivo e uno dei fondatori e capisaldi del movimento. E qui appunto nella foto c'è Francesco Gautero, che al tempo era il segretario generale del movimento, e Joseph Rotblat. Una delle motivazioni proprio ufficiali del comitato che gli assegnò il premio Nobel per la pace era proprio presentare la realtà con tutte le sue problematiche, e quindi a volte facendo delle analisi anche molto pessimiste, senza nascondere i problemi della realtà, ma sempre insistendo nella convinzione che fosse possibile una via d'uscita. La via d'uscita che proponevano era ovviamente appunto il dialogo, fare pressione sui singoli governi affinché firmassero determinati trattati, ma appunto mantenere l'ottimismo e la speranza che si potesse superare questo, diciamo, le cose più problematiche del proprio tempo. E con lo sguardo sul futuro, diciamo, questa è una bella frase di Amaldi che fa pensare appunto a che cosa c'è dopo, che cosa c'è adesso, nel senso, penso sempre con piacere che quando a un certo punto io scomparirò ci saranno sempre nuove generazioni che andranno avanti. Questo si può pensare sia dal punto di vista del suo impegno scientifico, la scienza che va avanti, e quindi uno scienziato, no, con un esperimento è solo una tappa verso sicuramente qualcosa che andrà, insomma, che andrà a proseguire anche dopo di lui e oltre di lui, e nell'impegno naturalmente per il disarmo, per i diritti umani, nell'impegno civile, per altri tipi di temi appunto di cui gli altri scienziati si sono impegnati, per queste nuove generazioni che vanno avanti dopo, diciamo. E queste, insomma, sono, diciamo, le foto che abbiamo scelto un po' con Gianni per delineare la figura di Edoardo Amaldi. Io adesso passerei poi la parola agli altri relatori, e poi magari nel spazio per le domande possiamo tornare su alcuni di questi punti.
questo dico pochissime cose cercando, lo so che non ci riesco, ma cercando di essere molto rapido perché dati i tempi poi sarebbe anche interessante magari discutere un pochino. Allora, intanto una cosa, anch'io sono molto contento dell'uscita di questa per tante ragioni, una delle quali è che, come facilmente potete immaginare, Ludovica ha detto che queste foto sono state tratte dal mio colossale archivio, ovviamente l'archivio non è mio, evidentemente. Io sono così, come dire, il gestore, in qualche modo, il curatore, uno dei curatori dell'archivio personale di Edoardo Amaldi, da cui queste foto provengono. E quello che è una delle ragioni per cui mi fa piacere che esca un libro di questo tipo è che quando, in tempi ormai antichi, abbiamo con altri colleghi cominciato a raccogliere le carte personali, gli archivi, i fondi, la documentazione relativa a personaggi di rilievo e meno della fisica italiana, l'abbiamo fatto pensando a fornire fonti per la storia della fisica, che è il nostro mestiere. Mai avrei pensato che